Daniele Ciselli è program manager della TRV. Tra l'altro si sta laureando anche in economia e legislazione della logistica, se non mi sbaglio. Sì. Tra l'altro sei anche un attivista. Sì, sono anche un attivista Movimento 5 Stelle. Del Movimento 5 Stelle. Vogliamo conoscere il tuo pensiero su questa drammatica vicenda. Beh, è una vicenda cercata e voluta, perché non ci sono assolutamente motivi di crisi, cioè la crisi c'è, ma sicuramente è una crisi voluta. In realtà TRV sta delocalizzando nell'est europeo, queste sono le strategie che attuano da anni e infatti hanno fatto molti investimenti nell'est europeo, dove ovviamente sappiamo che il costo del lavoro è nettamente inferiore, e hanno costruito anche ulteriori fabbriche, capannoni. Quindi il disegno che c'è dietro è quello della desertificazione industriale dell'Europa occidentale, tra cui rientra anche l'Italia, e chiaramente lo spostamento del baricentro verso l'Europa orientale. Quindi è una cosa voluta, non c'entra assolutamente niente della crisi che c'è, ma che oltretutto ora stiamo notando che c'è una piccola, seppur lieve, ripresa del mercato dell'auto. C'è soltanto la questione di fare più profitti rispetto a quelli che si farebbero qua. Noi non dobbiamo dimenticare che dal 2009 noi siamo in stato di crisi e stiamo attingendo agli ammortizzatori sociali di ogni sorta, ma che comunque, pur nelle difficoltà, lo stabilimento di Livorno ha sempre fatto utili, quindi non c'è neanche un motivo di natura economica in tutto questo, se non la volontà ovviamente di fare più profitti, laddove è più conveniente. Cosa dovrebbe fare a tuo avviso la città di Livorno in questo momento? La città di Livorno in questo momento qui deve essere unita in modo granitico, perché Livorno è sicuramente una città che in questo momento è presa di mira. Non voglio dire, e non voglio far polemiche di natura politica perché non c'entra, Livorno è presa di mira nel senso che da troppi anni non si investe su Livorno, Livorno viene considerata in maniera marginale e questo chiaramente si ripercuote sull'economia di una città che, ricordo che diciamo fino agli anni 80 era una città trainante dell'economia, non solo regionale ma anche di più. E da lì in poi qualcosa si è rotto e ora stiamo pagando le conseguenze. Il fatto che ci siano tante vertenze in maniera quasi simultanea significa che chiaramente si cerca di approfittare del momento. Se io apro 5-6 vertenze tutte insieme, chi le apre con lo scopo ovviamente di chiudere le attività produttive lo fa perché sa che comunque su 5 magari 4 riesco a portarle via, una rimane. E questo è il disegno che c'è, qui bisogna porre assolutamente un rimedio, mettere dei vincoli chiari, più che altro mettere patti chiari con chi vuole venire a investire o è venuto a investire in questa zona. Non si può andare via così alla zitta, oltretutto prendendo anche in giro lavoratori come nel nostro caso e in tanti altri casi. Le cose vanno fatte seriamente, vanno messe nero su bianco e i programmi vanno rispettati. Daniele, tu stai facendo formazione professionale? C'è anche un problema di ricerca da finanziare per resistere alla globalizzazione come riescono a fare i paesi più emancipati del nostro. Esatto, noi io voglio dire soltanto una cosa, invito tutti quanti ad andarsi a leggere il documento di economia e finanza del governo e dei governi anche precedenti, dove si vede chiaramente che lo Stato italiano versa nelle casse delle banche europee attraverso vari trattati circa 60 miliardi di euro, che sono una cifra enorme, e a noi vengono a parlare di poche centinaia di milioni di euro destinati alla ricerca, al sociale e a queste cose. Questo è veramente un suicidio. Questi trattati non li abbiamo voluti noi, non li abbiamo firmati noi, li ha firmati qualcun altro, e con quei soldi addirittura siamo così intelligenti che andiamo a finanziare banche straniere che poi comprano le aziende italiane. Questo è veramente un suicidio. A questa emorragia va dato un freno, ne abbiamo le possibilità, quindi lo dobbiamo fare, dobbiamo investire su questo. Grazie Daniele.